Ok, grazie. Allora, molto così esemplificativamente, pensavo di trattare con voi questo percorso in sei tappe. In realtà, come vi renderete conto, è un po' artificiosa la suddivisione in sei tappe. In verità la mia scelta è stata semplicemente di provare a darvi una piccola mappa per potervi orientare in questo percorso, in modo da poter capire che cosa intendiamo quando parliamo di approccio psicodinamico. Infatti, quando noi entriamo a discutere sui tanti possibili approcci psicologici, ad esempio il cognitivismo, le neuroscienze, la Pontificia Università Gregoriana ha preferito e privilegiato la dimensione psicodinamica. Avete già esplorato le diverse antropologie che sottostanno alle correnti principali, e allora in questo momento ci fermiamo a considerare che cosa intendiamo per psicodinamica. La psicologia dinamica non è sovrapponibile alla psicanalisi, quindi non potremmo dire psicologia dinamica è una delle tante correnti, tra cui ad esempio psicanalisi, comportamentismo e via dicendo. Resta un po' più aperta, un po' meno dottrinaria, più interconnessa con altri settori della psicologia moderna. Vi ho fatto vedere in una carrellata alcuni autori che in qualche modo hanno un approccio psicodinamico, da Freud in avanti, Lacan, oggi abbastanza famoso nella rivisitazione dei Calcati in Italia. Di conseguenza, diciamo, noi abbiamo un orientamento, un modo di leggere la realtà. Il concetto prevalente è fondamentalmente il concetto di energia, da cui appunto la parola dinamica. Nella psiche esiste un'energia, esiste un movimento ed esistono delle forze che non necessariamente si raccordano tra di loro. Questo è, detto proprio in maniera molto semplice, il concetto di psicodinamica. Forze dinamiche che non necessariamente si raccordano tra di loro, ma che al contrario possono esprimersi in maniera conflittuale. Allora, non possiamo in questa prospettiva non considerare il fatto che in passato si tendeva a leggere un po' tutta l'esperienza umana, anche quella matrimoniale, fondamentalmente tra patologia e morale. In qualche modo si diceva che le cose andavano male o perché qualcuno in maniera così immorale non pregava abbastanza, non aveva più a fondamento del proprio vivere la dimensione valoriale, la dimensione soprannaturale, oppure si diceva c'è qualche problema patologico, c'è una patologia grave, una psicosi. Di conseguenza la situazione deflagra a livello individuale o a livello coniugale perché c'è qualche problema dal punto di vista o del suo cammino morale o dal punto di vista della sua maturità psicologica. In qualche modo forse la rivisitazione che la psicologia moderna ci ha offerto, e in modo particolare con questo approccio psicodinamico, è anche la possibilità di concepire che all'interno del percorso della vita di una persona possono intervenire anche delle forze, degli elementi, dei fattori che non hanno a che fare con la dimensione morale, non hanno a che fare con una patologia conclamata grave, ma in qualche modo c'è qualcosa, ci sono altre forze che accadono, che si muovono all'interno della persona e rispetto alle quali forse la persona fa fatica a gestire. In maniera così un po' esemplificativa, no? Riprendo il concetto di energia, la psicologia moderna ci ha presentato fondamentalmente due grandi fattori. Ai suoi inizi, soprattutto con Freud, l'elemento centrale era l'elemento pulsionale, cioè al centro stanno le pulsioni sono degli istinti, qualche cosa di non governato che si muove all'interno della vita di una persona. E qui non viene che stia a fare grandi riprese, ma Freud è in fondo il prototipo e incarna perfettamente questa dimensione pulsionale. La libido, le pulsioni distruttive, l'aggressività sono il cuore della vicenda di una persona. Questo è per Freud. Ma in realtà la psicanalisi successiva, post-freudiani, progressivamente hanno spostato il focus nella direzione della relazione. Cioè sempre di più
noi ci ritroviamo una psicanalisi che al centro non mette più la questione pulsionale, ma mette la questione del rapporto. Questa matrice relazionale si presenta sotto tante forme, nel senso che a volte si tende a parlare di relazioni interpersonali, altre volte invece si usa la categoria delle relazioni oggettuali, cioè cambiano i termini, ma non cambia la sostanza, cioè dal punto di vista dell'approccio, la psicanalisi e la psicologia, tutti gli approcci psicodinamici si spostano progressivamente dalla dimensione delle pulsioni alla dimensione delle relazioni. Questo spostamento in realtà non significa che dobbiamo abbandonare totalmente l'altra colonna, quella delle pulsioni, perché come vedete lì ritroviamo tanti elementi che hanno a che fare con ciò che è innato, con l'elemento biologico, genetico, l'intelligenza, le emozioni, il corpo, cioè c'è oggettivamente tutto questo movimento di forze e di energie nella vita della persona. Però di contro, dall'altra parte, c'è tutto anche quello che è l'elemento ambientale, quello che viene acquisito, il contesto, gli eventi, le circostanze, e tutto questo si pone al di fuori. Allora, quali forze sono in gioco? In maniera molto, molto sintetica. Natura e cultura, l'elemento naturale e l'elemento culturale, l'elemento innato e l'elemento acquisito, l'elemento genetico e l'elemento educativo del contesto in cui si cresce. Tutto questo va a generare, diciamo, una serie di polarità e di forze non indifferenti. Ma se volessimo addirittura complicarci la vita, dovremmo dire che anche la dimensione relazionale in realtà non è così unitaria e univoca. Perché, e qui mi riaffido a un altro autore che è padre Imoda, che è stato anche rettore nell'università gregoriana, e anche la relazione con l'altra persona in verità non è una relazione statica. E padre Imoda va a mettere a fuoco che fondamentalmente noi cresciamo in virtù di una relazione con l'altra persona che è fatta di presenza e di assenza. Cioè la relazione con l'altro ci fa crescere perché l'altro è presente e dentro questa presenza c'è un'esperienza di pienezza, c'è un'esperienza di forza, dà un certo equilibrio la presenza di una persona. Per quale motivo un bambino cresce? In fondo perché sente molto vicino a sé la presenza di un genitore che si prende cura di lui, che gli fa fare i primi passi, che lo sostiene quando impara a camminare. Questa esperienza di presenza è anche esperienza per esempio di parola, di incoraggiamento. Un genitore sostiene e dà forza al proprio figlio. Uso l'immagine del genitore nei confronti del bambino perché in qualche modo è più semplice, ma se volete facciamo presto a spostare nell'ambito matrimoniale, cioè in fondo l'incoraggiamento che un marito può offrire alla moglie nel momento critico del lavoro, nel momento in cui si sta pensando ad esempio alla generazione di un figlio, nel momento in cui siamo nel tempo della gravidanza, cioè c'è un senso di presenza dell'altra persona che sostiene, che conforta. Questo polo della presenza, appunto, che dà sicurezza, dà stabilità, in qualche modo in realtà una certa presenza, un eccesso di presenza blocca la crescita della persona. Battuta semplicissima. Ascoltavo l'altro giorno per radio una signora che rispondeva alla domanda: ma mio figlio sta cercando di imparare a camminare, eccetera. E diceva questa psicologa dell'infanzia: se il bambino non fa l'esperienza di cadere, se non sperimenta, se non impara a cadere, se gli viene sempre impedita la caduta, in qualche modo in realtà questo non è propedeutico al fatto che possa imparare a camminare bene, cioè deve anche imparare a cadere, deve imparare non tanto a farsi male, ma appunto a cadere per non farsi male quando cadrà davvero. Un eccesso di presenza in verità blocca la crescita. Noi non siamo tanto portati a leggerla così, qui diciamo ci sarebbe anche tutta una riflessione piuttosto ampia sulla dimensione, su come è cambiata la dimensione educativa
che va quasi a focalizzare sempre l'attenzione al fatto che il bambino non cada, non sto parlando soltanto della caduta fisica, cioè in fondo la difficoltà di dire un no, la difficoltà di generare una frustrazione, la concezione che il bambino sia figlio delle uova d'oro, cioè che in qualche modo vada preservato, garantito a tutti i costi. Qui c'è tutta una riflessione, diciamo, sull'ambito pedagogico educativo contemporaneo abbastanza sviluppata. L'uomo di Freud era un piccolo selvaggio, aveva tutte le pulsioni che spingevano e si muovevano in tutte le direzioni, bisognava dargli una carreggiata. L'uomo di oggi, il bambino di oggi, forse nasce veramente narcisista, questo lo diceva già Freud, ma in qualche modo quasi se ne incoraggia il narcisismo, cioè ha un'unicità insuperabile. Tutto uno sbilanciamento sull'elemento di presenza, ma appunto questo rischia di bloccare la crescita. La relazione ci racconta anche di assenza. Ci racconta di assenza nel senso che la nostra è anche una vita dove sperimentiamo la mancanza, qualcosa che non c'è, un disequilibrio, l'elemento della negatività, il fatto che cerchiamo soddisfazione, che la soddisfazione non è qualcosa di dato, ma che la soddisfazione è qualcosa di cercato, alle volte qualcosa di sorprendente, cioè non la cercavo e la soddisfazione trova me. Tutto il tema della felicità, no? Non esiste il tema della felicità in ambito psicologico, forse credono che sia impossibile, probabilmente, e molto di più sull'ambito filosofico. La felicità è qualcosa di trovato, è qualcosa di cercato, è qualcosa che ti raggiunge o è qualcosa che ti costruisci e raggiungi. Dipende dall'individuo o dipende dalla casualità, dal fatto, dagli eventi. Tutto questo ci racconta di come noi siamo in cerca di soddisfazione, desideriamo un ulteriore, ancora una volta, un eccesso di assenza può bloccare la crescita. Una mamma che non c'è, un padre che non c'è, un marito che non sostiene la moglie, una moglie che non conforta il marito, un eccesso di assenza blocca la crescita. Allora, quando noi abbiamo uno sguardo psicodinamico, significa che teniamo presente che all'interno della vicenda, io sto parlando della vicenda individuale, ma voi capite che questo si potrebbe applicare anche parte, almeno alla vicenda matrimoniale, noi abbiamo l'esistenza di una serie di forze che si muovono tra pulsione e relazione, ma all'interno delle pulsioni stesse noi abbiamo a volte delle divergenze, all'interno della relazione stessa noi abbiamo a volte delle divergenze. Quindi la vita della persona è attraversata da forze che non si muovono in maniera coerente, in maniera univoca, ma al contrario che in qualche misura tirano la persona in direzioni differenti. E allora, così provando a fare un ulteriore passo, che cosa accade per questo nella vita della persona? Potremmo dire che c'è un tentativo da parte della persona di mantenere una personale autostima e nello stesso tempo la ricerca di un compimento di obiettivi e di motivazioni personali che danno luogo a un incontro tra preservare la propria autostima, raggiungere determinati obiettivi, in qualche modo hanno necessità di trovare un certo equilibrio tra realismo e idealismo, tra finalità e dall'altra parte dato concreto dell'esistenza. Ed ecco allora una conseguenza secondo me molto interessante, qui nella citazione di ieri io ve l'ho sintetizzata, ma me la leggo per intero. Ciò che caratterizza la psicologia moderna è precisamente il tentativo di non dare per scontata la soggettività, né con questa il modo comune di autopresentarsi della coscienza, ma anzi di analizzare e scomporre i meccanismi della percezione, degli atteggiamenti, dei giudizi, dell'introspezione stessa. La psicologia dinamica è chiamata ad approfondire questo compito in quanto esamina precisamente le illusioni per cui chiunque, compreso lo psicologo stesso, tende a non vedere le motivazioni reali dei propri atteggiamenti. In fondo, un po' la psicologia dinamica va a mettere in questione
se ciò che viene dichiarato come motivazione sia davvero la motivazione principale che guida e muove la persona. Cioè, in fondo, ciò che noi agiamo, le intenzioni che noi mettiamo in atto, i fini che noi dichiariamo, sono quelli della nostra vita reale? Tra il dichiarato e il vissuto c'è coerenza. Ma non, attenzione, c'è coerenza perché uno dice menzogne, perché la psicologia dinamica presuppone che quello che noi diciamo sia creduto davvero. Io credo davvero di andare lì. Cosa stai costruendo tu nella tua vita? Scusate se banalizzo perché entro in un campo che non è il mio, ma se ad un certo punto una persona chiedesse: ma perché lei ha sposato il suo marito? Vi darà determinate risposte, io immagino. Ma poi quando voi confrontate quel dichiarato e quel vissuto successivo, voi vi accorgete che tra il dichiarato e il vissuto tante volte non c'è coerenza. Cioè, quello che ha dichiarato la persona poi non ha trovato realizzazione e compimento nel vissuto. E addirittura potremmo dire che forse, qui la psicologia dinamica un po' questiona, cioè mette in dubbio, quel dichiarato non era vero fin dall'inizio, non era così. Cioè il dichiarato esprimeva qualcosa, ma il vissuto andava in un'altra direzione. La motivazione dichiarata non era la motivazione profonda e reale. La persona andava altrove. Ecco appunto, ritrovate forse quello che vi sto esemplificando nella citazione di ieri. Cioè di fatto noi non dobbiamo dare per scontato, e la psicologia dinamica non lo fa, che ciò che appare nel dichiarato e in superficie corrisponda precisamente a ciò che si muove sotto. E lui dice a uno psicologo ingenuo quello che pensa di raccogliere dalle motivazioni di una persona, così come la persona le presenta, le motivazioni reali di questa persona. Ma non perché la persona sia falsa. Io capisco, scusate, forse ho poca esperienza del mondo giuridico di cui voi trattate, ma probabilmente il primo pensiero che attraversa una testimonianza è: ma la persona sta dichiarando il vero o no? Ma io aggiungerei: se anche la persona dichiara il vero, cioè le parole che fuoriescono corrispondono al suo pensiero, ma quella verità che la persona sta enunciando è anche la verità della sua esistenza o no? Perché è qui che la psicodinamica va a farsi delle domande. Dice: quelle parole sono l'esito di uno scontro di forze sottostanti che fanno uscire quelle parole, ma non necessariamente quelle parole raccontano tutto il processo e lo scontro che sta sotto. Quelle parole esprimono qualcosa, ma al di sotto si è mosso anche altro. E in un certo senso è qui che si pone l'approccio della psicodinamica. Capite, lo anticipo, lo riprenderemo in maniera un po' più chiara nel corso della giornata anche, ma capite che questo tipo di approccio un po' sfugge rispetto alle categorie del DSM. Cioè, voi conoscete, direi quasi meglio di me, credo di poterlo dire, perché avete forse a che fare con il DSM più voi di quanto non abbia a che fare io, perché in qualche modo il DSM ha un approccio evidentemente classificatorio, cioè va a strutturare in maniera anche univoca, chiara, universale per il contemporaneo in tutto il mondo. La categoria X del DSM è riconoscibile a qualunque latitudine e longitudine, non è un problema. Però in realtà questo approccio utile sotto un profilo, in qualche modo, io credo, viene anche compensato da un altro tipo di approccio che fa dire: posta la categoria diagnostica, ma dentro questa vicenda di questa persona, che tante volte non è neanche inscrivibile dentro la categoria diagnostica, cioè non credo che tutte le persone che vengono a chiedere una nullità di matrimonio hanno bisogno di una perizia psicologica e va dimostrata una patologia grave, non penso che sia sempre comunque così, ma anche in quelle storie, in realtà in tutte le storie, noi possiamo riconoscere un
filone, una dinamica, una storia. E quindi, diciamo, provo un po' a fare anche questo ulteriore passo, e per tentare di dire che probabilmente esiste una sorta di coerenza conflittuale di fondo. Cioè questo insieme di forze, benché in qualche modo possano esprimersi in maniera divergente, io qui vi ho, non credo che si veda perché l'ho scritto troppo piccolo, ma vi ho enucleato quelli che possono essere elementi che vanno anche in divergenza tra di loro: valori, motivazioni, bisogni, impulsi, conscio e inconscio. Cioè tutto questo mondo che sicuramente si articola e a volte non è coerente apparentemente, in realtà esiste una sorta di coerenza di fondo. Vi ho messo l'immagine che a me è sempre più cara, che è quella della scia di una barca a vela. La navigazione della barca a vela, per definizione, lo dice anche il Vangelo, deve seguire il vento, e il vento non sai dove spira, ma una barca tendenzialmente vuole andare in una direzione. Quale artificio deve utilizzare per seguire quella direzione? Deve muoversi coerentemente al vento e probabilmente deragliare rispetto alla direzione principale, zigzagando per poter raccogliere il vento in qualunque direzione questo si muova, per cercare comunque di raggiungere la meta cui tende. Ecco, forse potremmo dire, quando esprimiamo questo concetto di coerenza conflittuale di fondo, che nonostante esistano dei conflitti, c'è comunque una storia che viene tracciata, c'è comunque una linea, c'è una direzione, il movimento ha una direzione. Cioè questa persona che viene e che racconta della sua storia conflittuale, in fondo voleva perseguire qualcosa, voleva raggiungere qualcosa, non l'ha raggiunto, si è schiantata sugli scogli, è successo qualcosa nel percorso, ma da qualche parte voleva andare e vuole continuare ad andare lì. Ha comunque sempre una direzione. Se volete, un'altra immagine che ci potrebbe aiutare, sono anche quasi alla fine, vedete che scorrono le immaginine in piccolo in alto, quindi vuol dire che stiamo ripercorrendo un po' tutti i passi. In fondo ogni persona scrive un proprio romanzo, una propria storia. Dice Gabbard: noi siamo consciamente confusi e inconsciamente controllati. Cioè, per dire a suo modo, che a volte a parole esprimiamo una certa confusione, a volte nei fatti, quando andiamo a raccontare la nostra storia, esprimiamo un po' di caos, ma in realtà c'è una direzione, c'è un controllo nella nostra storia. Ecco allora l'altra immagine che mi è cara, che è l'immagine del romanzo. Cioè la nostra vita si costruisce capitolo per capitolo e alle volte le persone vogliono presentare un nuovo capitolo della loro vita. E spesso credo, chi ha a che fare con cause di nullità, sa che queste persone in moltissimi casi hanno il desiderio di chiudere un capitolo per poterne aprire uno nuovo. L'esigenza è: chiudiamo il capitolo 2 e iniziamo il capitolo 3. Col 2 non voglio avere niente a che fare. Che, per riprendere Gabbard, è una pia illusione. Ho ripreso una storia che Paola conosce benissimo, ma diciamo l'ho intitolata così, no? Continui traslochi, ripetuti traslochi. Cioè, di una persona che trasloca in continuazione di luogo in luogo, di famiglia in famiglia, di storia in storia. Un trasloco, è sempre un trasloco la sua vita. Un trasloco nel quale si sradica da un'esperienza per provare a radicarsi nella successiva. E ci sono tanti traslochi nella vita di questa persona, sia materiali, sia affettivi. E potremmo dire: dov'è la coerenza nel traslocare? È una persona che non mette mai radice, che non può stare, non può radicarsi da qualche parte, ha bisogno di traslocare. Questa è la sua coerenza. Quindi potremmo dire: ma non sta mai fermo in un posto. Questa è la sua coerenza, non sta mai fermo in un posto, non sta mai fermo in una relazione. Noi a volte intendiamo riscrivere capitoli nuovi della nostra vita, le persone intendono scrivere capitoli nuovi della loro vita, ma stanno continuando lo stesso romanzo. E ripresentano molto spesso le stesse problematiche e ritrovano e rigenerano le stesse problematiche nella nuova relazione
che si erano lasciate nella precedente. Ma perché? Perché non sono cambiate, perché non hanno capito niente, perché no, perché sono coerenti. Sono coerenti, le persone sono coerenti. Noi siamo coerenti nella nostra confusione, nel modo in cui dice Gabber, noi siamo coerenti. Consciamente confusi, inconsciamente controllati. Alla nostra storia diamo una direzione univoca e precisa. Certo, nel modo della scia della barca, zizzagando, ondeggiando, a volte dicendo ma tu prima tendevi verso ovest, adesso mi sembra che tu vada verso est. Sì, ma in realtà stai sempre andando comunque nella direzione del nord. Non sta cambiando quella direzione. Certo, ti muovi, ma a volte in maniera conflittuale e contraddittoria. Allora credo, insomma, se voglio provare un po' anche a venire a una sorta di sintesi, credo che la nostra vita, la nostra storia, la storia delle persone che voi incontrate sia una storia che esprime delle coerenze di fondo all'interno di una serie di opposizioni, conflittualità, divergenze. Ecco, questa poi non è solo la storia delle persone che voi incontrate nel tribunale, nel giudizio o nella riflessione su una causa, questa è poi la situazione di tutte le storie, di tutte le persone, direi di ogni vita, funziona un po' per tutti questo. E vado davvero verso la conclusione, questa è una piccola, un piccolo percorso che io mutuo da Don Alessandro Manenti, insomma, dove attraverso il suo testo Vivere gli ideali, il secondo volume, presenta 8, non è un caso questo numero, presenta 8 domande che continuamente si ripresentano alla persona. 8 domande che hanno un loro cammino evolutivo, no? Si comincia con la domanda sull'amabilità, ma io sono amabile, qualcuno mi vuole bene, si prosegue con la progettualità, sono capace di costruire qualcosa, prosegue con la perseveranza, ma riesco a durare nel tempo, la competenza, la coerenza, l'amore, la produttività, la saggezza, non mi soffermo su ciascuna di loro. Sono 8 stadi di un famoso psicologo che è Eric Erickson. Erickson stila 8 stadi evolutivi, dice in questi stadi si presentano delle domande, queste domande sono delle domande vitali per tutte le persone. Domande che hanno un percorso evolutivo, cioè la domanda sull'amabilità è la prima che comincia nella vita, la domanda sulla saggezza, su che cosa ha senso, è l'ultima che l'uomo si pone quando ormai la sua vita sta tramontando. In mezzo c'è tutto un percorso ricchissimo di domande che si presentano e si ripresentano a più riprese nella nostra storia, nella storia di ciascuno di noi. E tante volte all'interno di questo percorso ci si incaglia. Cioè questo sviluppo di crescita rimane bloccato, ad esempio, e continua a pretendere amabilità dagli altri. Voglio essere amato, e siccome voglio essere amato, non sono disponibile a costruire nessun progetto, perché prima voglio avere la garanzia di essere amato, dopodiché sono disponibile a progettare insieme con qualcuno. Altri si fermano al progetto, sì, progetto, e faccio tanti progetti, ma non perseverano mai. Non continuo sul progetto, cambio da un progetto all'altro e via dicendo. Queste storie, che sono le storie della vita delle persone, sono storie che raccontano appunto di un cammino di crescita. Vengo e provo davvero a chiudere, ero partito, no, con queste 6 slide un po' enigmatiche, no? Orientarsi, forze, bugie esistenziali, scia, romanzo, crescita. Spero, insomma, di poterle cambiare dopo questa veloce rappresentazione in parole un poco più tecniche, cioè magari con un maggiore tecnicismo direi appunto che cosa intendiamo per psicodinamica, non una corrente tra tante, ma un modo di guardare la storia e la vita delle persone fatto di conflittualità, dove ci sono forze contrastanti tra di loro, movimenti a zigzag, che non presuppone che le persone raccontino il loro vero sé, che ciò che viene manifestato all'esterno tante volte è più falso che vero, tante volte è più creduto che non voluto. Crediamo di andare in quella direzione, ma vogliamo in realtà andare in tutta un'altra.
che nella nostra storia, benché ci siano conflitti, c'è una coerenza di fondo, quindi che in verità, anche se abbiamo falsi sé che vengono messi di fronte all'altro, però in verità c'è un sottofondo di verità e di cammino, di una direzione, che esiste appunto una coerenza di fondo e che questa coerenza di fondo si struttura, si matura per tappe successive, appunto quelle 8 tappe di Erickson che Don Manenti ritraduce in maniera molto più bella, molto più esistenziale, con domande che rimangono sempre al fondo di tutte le storie, tutte le esperienze. È chiaro che rendo conto mezz'ora, psicologia dinamica in mezz'ora, no? Però i compiti impossibili sono sempre quelli più sfidanti e che favoriscono anche la creatività. Credo di aver provato, insomma, ad esprimervi in che misura questo tipo di approccio si caratterizza, anche a differenza, diciamo, non tanto di altri approcci, perché si avvale di contributi di moltissime correnti e scienze, però in fondo di mettervi in luce alcuni degli elementi fondamentali, anche nella speranza di potervi aiutare, ne parlerà un po' meglio Edoardo oggi nel pomeriggio, anche a rileggere l'incontro con i professionisti dell'ambito psicologico in maniera tale anche da sapere mettere l'attenzione su qualcosa di altro, cioè se potete ricevere diagnosi, e queste sono molto utili in determinati momenti, però forse anche la diagnosi va iscritta come uno dei tanti capitoli o semplicemente l'indice del libro che vi viene presentato alla persona, ma dentro c'è una storia molto più profonda. Penso di essere stato